Sì, beh, io faccio la mia parte perché ne ho presi due, una domenica, una oggi, a 3 minuti alla fine, quindi non so, a volte beh, ci può essere una chiave di lettura, ci può essere anche della casualità, è difficile, perché è come quello di non fare gol, no? Perché c'è stato qualche episodio, soprattutto nel primo tempo, veramente, veramente clamoroso, è molto molto casuale. Poi dopo ci saranno anche delle altre spiegazioni che cercheremo di darci, però devo dire che globalmente questa squadra e questi giocatori hanno dato veramente tanto, sia sotto aspetto tecnico e nervoso, hanno messo in campo tutte le componenti migliori e quindi la delusione è ancora maggiore. Noi a Bergamo abbiamo fatto una buona gara, soprattutto il primo tempo. Il secondo tempo abbiamo avuto discontinuità. Non avevamo subito molto, poi abbiamo preso gol alla fine, però la partita era diventata piuttosto brutta. Oggi abbiamo fatto bene, molto bene, direi, abbastanza in modo superiore quando eravamo in parità numerica, però anche in 10, anche secondo tempo, nonostante insomma, la squadra fosse la stessa di domenica scorsa, abbiamo tenuto bene, abbiamo giocato, abbiamo saputo difenderci, abbiamo saputo proporci. A lungo ho giocato noi con personalità e questo quindi è stata una partita molto migliore ancora di quella di domenica scorsa. La classifica è terribile, però una squadra che gioca così deve continuare a giocare così, deve continuare a giocare, pensare alla partita, non farsi. Per fortuna, forse a poche giornate alla fine sarebbe preoccupante. Adesso deve compattarsi ancora di più, deve reagire ancora più forte perché non è pensabile che insomma, abbia raccolto un punto in queste due partite, cioè 0 punti in queste due partite. È vero, è vero. Però è anche una difesa che ha concesso veramente poco. E poi anche Di Weis bisogna dire che ha calciato in modo veramente notevole e ha fatto un gran gol, comunque ha fatto un'azione individuale. E poi è chiaro che insomma, giochi a lungo in superiorità numerica e questo, magari un giocatore fresco può riuscire. Fosse capitato al contrario, sicuramente ci potevamo arrivare prima. Sì, io sono veramente molto rammaricato di questo perché speravo tanto di poter dare un'impronta da subito alla squadra e questo, per quelle che sono state le due prestazioni, sono molto soddisfatto. Dei giocatori, della databilità di tutti e di come abbiamo fatto le prestazioni. Sono molto dispiaciuto di due sconfitte, però dobbiamo partire dalle cose buone. Questa è una squadra che farà un altro campionato. Se gioca così, gioca con questa compattezza, non è il campionato da fondo classifica che competerà il Palermo.